Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Siamo con Xperia Z Ultra, il phablet di Sony che è stato presentato un po' di tempo fa. Abbiamo la possibilità qui di provarlo allo stand di Sony all'IFA 2013 a Berlino. Innanzitutto la prima cosa che salta all'occhio sono le dimensioni. Prima di parlare di numeri andiamo un attimo a metterlo a confronto con un HTC One. Vedete che praticamente in lunghezza è molto ma molto più grande, in larghezza anche, le dimensioni sono praticamente molto ma molto differenti. Per quanto riguarda invece lo spessore, abbiamo solo 6,5 mm e quindi è molto molto fine. Le dimensioni in fatto di numeri sono 179x92 e il peso è di 212 grammi, diciamo che è sì un pochino pesante, ma non come ci si potrebbe aspettare guardando l'estetica. Il display è da 6.4 pollici di diagonale con tecnologia Triluminos, risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel con 341 ppi di risoluzione e una tecnologia che Sony chiama Opti Contrast Panel. Per quanto riguarda invece le fotocamere, abbiamo anteriormente una 2 megapixel, mentre posteriormente abbiamo una 8 megapixel con sensore Exmor RS, la possibilità ovviamente di registrare video e scattare foto in HDR, connettività NFC, Wi-Fi Miracast e MHL. Abbiamo la possibilità di scrivere praticamente su questo smartphone direttamente con un pennino che non sia capacitivo, ma magari anche una penna, una matita, qualsiasi cosa che ovviamente ora non prende perché nella home, nella navigazione dell'interfaccia non possiamo interagire con la penna, però nelle applicazioni, ad esempio nelle note oppure durante la navigazione del browser web, possiamo digitare il sito web solamente scrivendolo all'interno del comparto dedicato. Lo smartphone è resistente all'acqua e sabbia, infatti è certificato IP55 e IP58. Per quanto riguarda invece l'hardware vero e proprio, come vedete il dispositivo gira molto bene, infatti è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 800 da 2.2 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili fino a 64 GB tramite microSD. La batteria invece è da 3000 mAh. Andiamo a fare un po' una panoramica delle porte, hardware. Abbiamo detto superiormente, abbiamo fotocamera da 2 megapixel, logo Sony, sensore di prossimità e luminosità. Non abbiamo tasti fisici o tasti soft touch, ma i tasti sono completamente software, quindi la parte qui in basso è inutilizzata. Anteriormente abbiamo ovviamente vetro, mentre sui bordi laterali abbiamo alluminio. Sulla parte destra c'è il tasto di accensione standby spegnimento, volume rocker, mentre in alto c'è il jack da 3,5 mm. Qui in basso invece possiamo vedere un'apertura per inserire praticamente un laccetto. Sulla sinistra dello smartphone invece abbiamo semplicemente la porta per connettere la dock e qui superiormente invece la porta micro USB. Nella parte inferiore invece abbiamo speaker qui in basso e microfono principale, superiormente invece semplicemente un secondo microfono per la soppressione del fruscio. Posteriormente abbiamo detto fotocamera da 8 megapixel e il materiale nel posteriore è completamente in vetro, logo Sony e logo Xperia. Andiamo a vedere un po' come si comporta questo smartphone. Come abbiamo detto è molto fluido, non abbiamo nessun problema. Andiamo a fare magari una prova di navigazione web. Abbiamo già precaricato tutto Android, scrolling verso il basso molto buono, zoom, pan, nessun problema. Andiamo magari a caricare The Verge. Also nicht auf die Bremse sondern voll Gas, und zwar nicht nur auf unser wunderbares 199 € Produkt und nicht nur auf unser wunderbares 449 €. Aspettiamo che venga caricata completamente la pagina. Wir hätten auch jede Menge andere Kameras, wir hätten jede Menge BIOS, wir haben jede Menge MPE, wir haben Sound. Ok, scrolling verso il basso, perfetto, zoom, pan, davvero fluidissimo, velocità massima, praticamente non abbiamo lag in nessun caso. Torniamo alla home, andiamo un attimo ad aprire magari la fotocamera, vi faccio vedere qualche impostazione. Come vedete lo scatto delle foto è molto molto veloce ed immediato. Queste sono le varie impostazioni, la possibilità di cambiare la risoluzione, in questo caso è settata a 5 megapixel, magari proviamo ad 8 megapixel come vengono scattate, ok? Queste sono tutte le impostazioni, qui è possibile cambiare la fotocamera, cambiare il contrasto, l'esposizione, attivare o disattivare l'HDR, insomma le classiche possibilità di personalizzazione. Per quanto riguarda invece questo è il drawer, se facciamo uno swipe verso destra possiamo aprire questo menu per cercare le applicazioni, disinstallarle, ordinarle in ordine alfabetico, visualizzare solo quelle più usate e così via. Tra le applicazioni diciamo abbiamo qualcosa per prendere le note, abbiamo poi i social live,
Life, che ci è stato presentato all'evento Sony, PlayStation Mobile, per scaricare giochi certificati PlayStation direttamente sul dispositivo, e quindi un po' il classico software di Sony. Diciamo che è un dispositivo molto molto possente, non è probabilmente adatto a tutti, però dal punto di vista hardware e delle potenzialità, delle funzionalità, è davvero ottimo. Per il momento è tutto, dallo stand Sony, da Emanuele Capone, per tutto Android.net.